Era una cava di ghiaia utilizzata per costruire la tangenziale est esterna di Milano. È diventata un'oasi naturalistica con uccelli acquatici e alcuni esemplari rari di cigni neri. Là dove c'era una cava, ora c'è un laghetto. Prima si estraevano materiali per costruire la TEM, tangenziale est esterna di Milano. Ora ci sono uccelli acquatici. I primi ad accorgersene, gli appassionati di birdwatching. Abbiamo visto delle anatre german reali, circa una cinquantina, poi degli svassi, fologhe tantissime, qualche gallinella d'acqua, ma il pezzo più forte sono stati i cinque cigni neri. Un lavoro di riqualificazione ambientale di Tangenziale Esterna S.p.A. come da impegni assunti con gli enti locali. E a due passi dal nodo autostradale, uscendo dal casello di Vizzolo Predavisi, la sorpresa. Un boschetto in fieri, con gli alberi appena piantati che cresceranno e potrebbero attirare altre specie. L'acqua a ospitare fauna ittica. Il comune ha coinvolto geologi e naturalisti per monitorare l'area e censire le specie. Unica nota stonata, la zona di caccia che la circonda. Stiamo preparando un'ordinanza in cui i cacciatori si devono tenere a 400 metri di distanza dalla recinzione che ha il laghetto, insomma. La convenzione, spiega TEM, prevede l'impegno di monitorare la rinaturalizzazione fino al 2018. Dal 2017 però, laghetto, sponde e terreni sono a disposizione del comune, che dovrà decidere il futuro dell'area. Si pensa ad un'oasi da dare in gestione.